Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Spalletti stringe i termini con l'Italia allo scadere del termine. Secondo Sky Sport Italia, Luciano Spalletti ha raggiunto un accordo con la FIGC, ma i legali stanno ancora lavorando sulla clausola rescissoria del Napoli e venerdì verrà presa una decisione definitiva. L'ultimo allenatore vincente in Serie A è il primo candidato per sostituire Roberto Mancini alla guida degli azzurri dopo le brusche dimissioni di Mancio la scorsa settimana. Spalletti ha lasciato il Napoli dopo aver guidato la squadra a uno storico scudetto nel 2022-23 e a una clausola rescissoria da circa 3 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha insistito sul fatto che non consentirà a Spalletti di rescindere il suo contratto a meno che non venga rispettata la clausola rescissoria. Secondo Sky Sport Italia, i legali della FIGC stanno studiando le carte per capire se sia possibile ottenere l'allenatore di Certaldo senza pagare un risarcimento al Napoli. Sostengono che gli azzurri non competerebbero con il Napoli, quindi la clausola rescissoria di Spalletti potrebbe essere aggirata. L'ADL la pensa diversamente e probabilmente inizierà una battaglia legale con la federazione se prende Spalletti senza pagare un centesimo al Napoli. Secondo Sky Sport, la FIGC prenderà una decisione definitiva su Spalletti entro venerdì, mentre lo stratega italiano ha già concordato il suo stipendio e potenziali membri della squadra.